L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. L'armata dei falchi. Offro una ricompensa speciale a chi riuscirà a portarmi la testa del capo. Cariche! Attacchi! Quello è Pazzusa! È il famoso Cavaliere d'Argento! Nessuno riuscirà mai ad avvicinarsi a me! A meno che non vogliate che vi stacchi la testa dal collo! È veramente Pazzusa! Lo spietato sterminatore di cui tutti parlano! Sì, è lui! Ma che fate, gli impalati? Andate all'attacco! Avanti! Scagliatevi contro di lui! Io sono un semplice mercenario! Se ci tieni così tanto ad affrontarlo, perché non vai avanti tu? No. Ma da dove viene? Non l'ho mai visto. E quello chi è? Guardate che spada. Dite che ce la farà a sollevarla, a rotearla e a colpire Pazzusa? Io dico che è uno sbruffone che va incontro a una brutta fine. Staremo a vedere. Vuoi combattere sul serio contro di me? Devo ammettere che il tuo coraggio è davvero ammirevole. Tuttavia ben presto rimpiangerai questo gesto, perché con questa scure ti staccherò la testa dal collo e ti assicuro che non sarà molto piacevole. Quando vedo dei ragazzini inesperti come te scendere sul campo di battaglia, mi rendo conto che ormai scarseggiano i veri guerrieri. Come questo esercito che ho composto da un ammasso di poveri codardi. Quanta irruenza! Che forze incredibili! Persino Pazzusa è sconcertato! Non credo ai miei occhi, ragazzi. Ha sconfitto Pazzusa. Non sapevo che ci fossero dei guerrieri così forti. Chissà chi è, non l'ho mai visto. Chi è il più forte di voi, tu o lui? Che sciocchezza, non c'è paragone tra i due, vero Griffith? Forza, andiamo. Sì, signore. Abbiamo conquistato una fortezza che era considerata inespugnabile. E sfrattato il signore del castello. Anche per oggi ci siamo guadagnati la paga. Sono sbalordito. Quel ragazzo è un eroe. Che eccoti forza. La ricompensa che ho promesso, ragazzino. Contali pure. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro.
Anche se si fosse trattato soltanto di fortuna, beh, devo ammettere che mi ha sorpreso vederti sconfiggere Pazuzu. Ascolta, ti faccio una proposta. Vuoi arruolarti nella nostra armata? Ti offro il triplo della paga di un mercenario e se vuoi ti posso anche pagare in appezzamenti di terra. Non ti capiterà mai un'occasione migliore. Pensaci bene, ragazzino. Allora? Grazie per la ricompensa. Ma non mi interessa stare in posti in cui non posso combattere. Aspetta un attimo, io ti posso offrire molto denaro e potere. Ti consiglio di accettare invece di esporti a inutili pericoli. Non mi toccare! Non fare mai più una cosa del genere! Ehi, sta arrivando qualcuno. Ehi, è lui, è lo stesso ragazzo che ha fatto fuori Pazuzu. Che sta facendo da queste parti? È un amico, che facciamo? Lasciamolo stare, che ce ne importa di lui? Ehi, vi state dimenticando che quel tipo adesso è pieno di soldi? Ha appena intascato la ricompensa per avere ammazzato Pazuzu. Griffith, tu che ne dici? Fate come volete. Avanti, ragazzi, prendiamogli i soldi. Che ti prende? Si può sapere perché sghignazzi, Kashka? Non ce la farete mai a sconfiggerlo. Pensa pure quello che vuoi. La verità è che volevo affrontare io Pazuzu e conquistarmi un po' di gloria. Ma quello straniero è spuntato dal nulla soffiandomi l'occasione. E pensi che possa perdonargli questo affronto? Non hai scampo. Bene, ti dimostrerò che sbagli. Che tipo quel Corcus? Pensi stia facendo la cosa giusta, Griffith? C'è un pericolo. È un'imboscata! Presto, togliamolo di mezzo! Sì, non ci sfuggirà! È arrivata la tua fine! Che velocità! È davvero imbattibile! Oh no! Dane e Hiro sono stati sgominati! È incredibile! È stata tutta un'idea di Corcus. E adesso guarda, lo sta tremando come una foglia. Io lo avevo avvisato. Su, muoviti. Hm? Adesso tocca a te, Kashka. Che cosa? Aspetta un attimo. È stato Corcus a volerlo attaccare. Io che c'entro? E va bene, ci vado. Ehi, Rickelt, tocca a te adesso, forza. A me? Perché non vai tu? Oh, meno male. Grazie al cielo sei qui. Non è stata una mia idea. Me l'ha ordinato Griffith di venire. State indietro. Purtroppo sì, Kashka non può resistere. L'unico che ha una possibilità di sconfiggerlo è Griffith. Mi ucciderà!
Griffith! Griffith. Fa attenzione! Ha una forza sorprendente! Ti dispiacerebbe posare la spada? Come vuoi tu. Ingenuo e sprovveduto. Pensare di mettersi contro Griffith è proprio da sciocchi. Taci, Corcus! Sei stato tu lo sprovveduto che ci ha messo in questo pasticcio! È vero, mi dispiace, scusami. Ehi, ma com'è possibile? Ferma dove sei, non ti muovere, Kashka. Posso aiutarti? Te ne sei forse dimenticato? Lo sai, Guts, che io non esisto più ormai. Non ricordi che è stata la tua possente spada ad infilzarmi? Ho sentito un dolore lacerante. Sapevo che stavo per morire. Ah! Gambino, ascoltami! Io stavo solamente... Ah! Ah! Gambino, aiutami! Tutto questo doveva succedere a te. Toccava a te morire. Perdonami, Gambino! Non mi toccare. Ti scongiuro. Non mi toccare. Chi è questa ragazza? Non mi toccare. Occhi di brace. Dove sono? Dai, gioca. Su, tocca a te. Muoviti. Muoviti.
Sono tutti mercenari e anche piuttosto giovani. Ma... perché? Non capisco questo tuo comportamento, Griffith. Ma quella è... Sta tranquilla, so quello che faccio. Occhi di brace. Non sai quanto vorrei che Griffith ti avesse tolto di mezzo invece di risparmiarti. Sai, non lo fa apposta. Kashka si è scordata di essere una donna, quindi non le piace essere trattata come tale. In effetti bisogna ammettere che è più forte di tutti noi messi assieme. È molto arrabbiata perché Griffith le ha appena ordinato di passare con te nel tuo giaciglio 2 giorni e 2 notti consecutivi per tenere al caldo il tuo corpo e permetterti così di guarire più in fretta. Griffith dice che uno dei compiti della donna è avere cura dell'uomo. Già in piedi, ti abbiamo svegliato? Il mio nome è Griffith. E tu invece chi sei? Mi chiamo Gaz. Ecco la tua spada, prendi. Sono sicuro che ti servirà. Che ne diresti di unirti a me? Accidenti, quanta gentaglia! Chi sono tutti questi brutti ceffi? L'armata dei falchi. L'armata dei falchi? Sai chi sono? Sì, ne ho sentito parlare. L'armata dei falchi è l'ultimo esercito che si desidera fronteggiare in un campo di battaglia. Sono soldati spietati. So che hanno conquistato in poco tempo una fortezza che era considerata inespugnabile. Ma la cosa più strana è che sono tutti incredibilmente giovani. Vorrei tanto sapere cosa è saltato in mente a Griffith. Perché protegge un tipo come quello? Secondo me Arwell era anche lui nell'armata. Cosa? Beh, io sono convinto che sarebbe un'ottima idea. Ha una forza fuori dal comune e ci sarebbe di grande aiuto. Sei forse impazzito? Non dire sciocchezze, Rickelt! Ha tranciato il braccio a Iru e ha ammazzato Dan a sangue freddo. Come posso dimenticare quello che ha fatto ai miei compagni? Sei d'accordo, Pippen? Ah, che bella vista da quassù. Perché l'hai fatto? Per quale motivo non hai mirato al cuore quando mi hai colpito? Avresti potuto farlo? Perché mi hai risparmiato? Perché sei gamba e ci saresti utile. Vuoi? Ti ho osservato molto attentamente quando hai combattuto contro Pazuzu sotto le mura della fortezza. Una tecnica eccellente. Ma hai rischiato moltissimo. Se l'ascia di Pazuzu non si fosse spezzata, adesso non avresti avuto la possibilità di stare qui ad ascoltarmi. È vero, lo so. Sei sincero ad ammetterlo. Tu combatti come se dovessi continuamente provare a te stesso fino a che punto puoi arrivare. Non ti tiri indietro nemmeno se ti trovi a dover affrontare dei soldati potenti come Pazuzu o Corcus. Ti butti a capofitto nello scontro brandendo e roteando la tua spada con un coraggio impressionante. Io credo che tu faccia così soltanto per spingerti a ogni costo agli estremi delle tue possibilità, rischiando la tua stessa vita. È questa l'impressione che mi hai dato. Hai un carattere molto deciso. Per questo mi sei piaciuto subito. Unisciti a me, Guts. Non capisco dove vuole arrivare. Mi ha analizzato con incredibile perspicacia. E se dicessi che non voglio farlo? Non ci crederei. Ti sbagli, faresti bene a crederci invece. Oh,
Parli come se mi conoscessi da sempre. E invece non sai proprio nulla di me. Che ne sai tu del mio passato? Che ne sai di chi sono e cosa voglio? È vero, non so nulla. Ma mi fido delle mie sensazioni. Tutto ciò non mi piace per niente. Non solo hai tentato di eliminarmi, ma pensi anche di poter decidere per me. Non credere di passarla liscia. Molto presto mi vendicherò per tutto ciò che mi hai fatto. Io ho ucciso uno dei tuoi uomini, ma non per questo voglio essere perdonato da te. Ficcati bene in testa che io e te siamo nemici. Allora cosa intendi fare? Semplice, ecco che cosa farò. Pareggerò i conti con questa! Vincerò io. Ti farò un buco nel petto, proprio come tu hai fatto a me. E se invece vincessi io? Non devi chiedere a me quello che devi fare! Va bene, accetto. Ci sono volte in cui usare la forza è l'unica soluzione. Griffith, non farlo! Tu stanne fuori, Kashka! Come vuoi! Ricorda che io ottengo sempre tutto ciò che voglio. La tua presunzione mi fa imbestialire. What is there? It's just the same. What is trying?